Contrastare il fenomeno del randagismo e allo stesso tempo garantire maggiore benessere agli animali d'affezione. Con questo intento la Giunta Comunale ha predisposto lo schema di un protocollo d'intesa che sarà sottoposto all'attenzione delle associazioni animaliste. L'obiettivo è quello di incentivare le adozioni dei cani ricoverati al canile o nei rifugi convenzionati con il Comune, erogando un incentivo pari a 460 euro a chi dimostri la possibilità di accudirli in modo adeguato. È possibile adottare più cani se si dimostra di avere una capacità ricettiva adeguata. Una misura adottata in passato con lo sgravio di 300 euro sulla bolletta Tari che si è pensato di modificare con un contributo diretto per invogliare maggiormente i nisseni. Noi abbiamo già praticamente pubblicato il bando per quanto riguarda l'affidamento del gestore del canile, è scaduto nel dicembre 2017, è già in pubblicazione il 28 gennaio, un bando europeo pubblicato sulla Gazzetta appunto europea, sulla Gazzetta regionale siciliana, sarà pubblicato nei prossimi giorni anche sui maggiori quotidiani nazionali siciliani, proprio per avere la massima visibilità e ovviamente la massima trasparenza. Dopodiché abbiamo approvato giovedì in giunta questo protocollo d'intesa con le associazioni che mi auguro e speriamo che possa essere appunto adottato da tante associazioni di volontariato. Abbiamo anche in via sperimentale fatto una manifestazione di interesse per quanto riguarda il controllo, la prevenzione proprio per il benessere degli animali, per quanto riguarda le deiezioni che purtroppo ci sono nella nostra città, anche in centro storico e nei vari quartieri. Quindi, come vedete, l'attenzione è massima, abbiamo finalmente potuto lavorare proprio in questa ottica, in questa direzione, capendo bene che il fenomeno del randagismo è un fenomeno in città che ormai esiste da tanto tempo, così come in tante altre città, assicurare e tranquillizzare da un lato i cittadini, ma sicuramente assicurare il benessere degli animali, con degli atti che sicuramente prevedono la sterilizzazione dei cani, anche quelli padronali, e soprattutto anche l'adozione da parte appunto da parte di tanti cittadini e tanti volontari. Previsto anche il coinvolgimento delle guardie zoofile che dovranno espletare per un periodo sperimentale di 6 mesi un servizio ausiliario di vigilanza e controllo nel territorio comunale per la prevenzione degli illeciti in materia di tutela degli animali, contrasto al randagismo e tutela del decoro urbano. Nell'ultimo anno si è puntati prevalentemente in processi di cattura degli animali randagi, controllo presso la struttura convenzionata, microcippatura dell'animale, sterilizzazione dell'animale e, qualora le condizioni lo hanno consentito, la rimissione dello stesso, secondo un protocollo che la legge regionale prevede quando la capacità recettizia della struttura comunale è diciamo esaurita e completa, quello che si è verificato l'anno scorso. Questo ci ha consentito di sterilizzare un gran numero di animali. E sappiamo che il fenomeno è molto presente e per contrastare il fenomeno del randagismo alla scadenza del contratto con la struttura convenzionata si è programmato un nuovo bando che ha degli elementi innovativi rispetto al passato, in quanto chiede una compartecipazione attiva all'operatore economico nel gestire il fenomeno e nel ridurre la presenza degli animali presso la struttura attraverso meccanismi di incentivi e disincentivi.